Lanciano rialza la testa e lo fa con una prestazione gagliarda, mettendo alle corde il San Buceto di Montani e ottenendo 3 punti pesantissimi nel momento più difficile della gestione De Vincentis. I frentani si riprendono così la seconda posizione in classifica ed è prepotente anche il gol decisivo, quello di Gragnoli, che nel momento più delicato regala la miglior prestazione in rossonero. Primo tempo che finisce a reti bianche, con le due compagini che creano più di un'occasione da una parte e dall'altra. Scarsa precisione sotto rete e l'intervento dei portieri siglano il pari e patta al termine dei primi 45. La ripresa si apre subito con l'episodio che deciderà l'incontro. Fallo laterale alla destra, Gragnoli si avventa sul pallone vagante in aria e trafigge De Deo. Marcatura preziosa e quarto centro in campionato per Gragnoli. A pochi secondi dalla gioia del gol arriva però la doccia gelata. De Santis commette fallo nell'area avversaria, il direttore di gara estrae il secondo giallo e lascia i rossoneri in 10. Petrone e compagni tuttavia non si disuniscono, Schippel viene spostato sulla sinistra della retroguardia e fornisce una prestazione perfetta, annullando tutti i tentativi viola sul suo versante. Nonostante l'uomo in meno, le opportunità da rete della ripresa sono ancora di marca frentana. Rimane il vantaggio di misura fino al triplice fischio. Rossoneri che festeggiano la vittoria ritrovata dopo 3 settimane di affanni, un successo che vale doppio. Mister Di Pasquale. Noi avevamo dei problemi e sempre con onestà l'ho detto. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare tutti e di poterli avere a disposizione tutti. E come hai sottolineato tu, è vero, oggi non sono andato in campo con 20 giocatori, ma con 20 uomini che veramente hanno preso in mano la situazione e l'hanno voluta portare a termine. Adesso c'è la finestra di mercato, dobbiamo necessariamente puntellare questa squadra e migliorarla dove secondo me serve, però l'obiettivo è quello. In generale è stato difficile trovarsi a gestire una situazione comunque di classifica un po' difficile quando è subentrato. Questo è un po' quello che a noi allenatori capita, può capitare. Quando subentri sicuramente non è una cosa semplice, questo è il terzo anno che mi capita, quindi trovi una situazione, trovi dei giocatori, trovi un sistema di gioco dove ha lavorato un collega precedentemente, quindi ti devi adeguare e devi cercare di migliorare le cose e poi, quando c'è possibilità, come in questo caso nel mercato, cercare di aggiustarla.